Un benvenuti a tutti da Meteo Grovane. Giornata un po' variabile quella di oggi, anche se sostanzialmente con le temperature in media del periodo. Infatti guardiamo la cartina della Lombardia, siamo il 29 di maggio, 15,6 la temperatura minima di Bollate, quella di Cesato 16,4 e 13,2 quella di Ceriano Laghetto. Le temperature massime 27,1 Bollate, 26,2 Cesato, 26,2 Ceriano Laghetto. Temperature in linea con il periodo, come dicevo poc'anzi. Qualche rovescetto si è intravisto nel pomeriggio sera, vedete infatti l'aria fresca che entra da nord-est e appunto provoca questi piccoli disturbi anche sulle nostre regioni, ma soprattutto sulle aree di nord-est e vedete anche poi sulla Spagna, nella zona dei Pirenei, sulla Spagna settentrionale. Infatti, se guardiamo uno sguardo alla cartina del 29 sera, vedete come le Alpi si sono abbastanza raffreddate nuovamente. La pianura è ancora abbastanza calda, come è caldo tutto il resto d'Italia, soprattutto il centro-sud. Guardate invece come calda la Spagna. A Siviglia addirittura ci sono, ormai dopo 10 e mezza di sera, addirittura 26-27 gradi. Le precipitazioni, vedete, ecco sulla Spagna del nord, come vi ho detto, proprio intorno ai Pirenei, e poi anche un po' sull'Italia, da Milano verso ovest. Che cosa ci racconta il modello questa sera, il nostro modello di riferimento, il modello di reading, il modello matematico che elabora milioni e milioni di dati in poco tempo e ci fornisce queste carte? Vedete, sabato è quell'ingresso dell'aria fredda, ve la sto indicando con la freccia, che colpisce soprattutto il nord-est, ma poi si incunea sulle Alpi dell'ovest e provoca dei rovesci. Domani la situazione migliora un pochino perché sembra proprio che l'aria fredda si allontani, anche se permarrà per qualche giorno, vedete, anche lunedì. Dopodiché ci sarà una rimonta dell'alta pressione, come potete vedere, anche se non sembrerebbe durare molto questa rimonta dell'alta pressione per le regioni settentrionali, molto di più invece sulle regioni centro-meridionali. Lo vedremo però poi nei prossimi bollettino. Dei prossimi bollettini vedremo poi come sarà l'evoluzione. Per intanto vi faccio vedere la carta al suolo per il 30 di maggio. Vedete la bassa pressione sulla Spagna che appunto porta questo brutto tempo sulla zona dei Pirenei. In Italia comunque si afferma un campo di alta pressione anche se non molto alto. Allora la previsione aggiornata per i prossimi 3 giorni, domenica 30 maggio, vedete un cielo che è parzialmente nuvoloso per tutto il giorno. Più 16 la minima e più 24 la massima. Lunedì 31 migliora, il tempo si apre un po' di più, cielo più sereno, ma le temperature sono un po' più basse di quelle di quest'oggi. Più 16 la minima, più 24 la massima. Martedì 1, stessa fotocopia di lunedì, tempo buono, più 16 la minima, più 26 la massima, vanno un pochino aumentando le temperature, soprattutto le massime. Bene, vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro una serena domenica 30 di maggio. Ci risentiamo al bollettino di domani. Da Meteo Grovane, un arrivederci a tutti.